Tutti gli attori del sistema in questi ultimi 10 anni, anziché parlarsi addosso e rivendicare il proprio perimetro di autonomia decisionale o intellettuale, hanno capito e hanno condiviso la radiografia della realtà. Cioè l'Italia è uno degli ultimi posti in Europa e quindi nel mondo nel tasso di innovazione delle tecnologie. E poiché è anche uno dei produttori più importanti nel mondo di tecnologie, essere contemporaneamente con un mercato interno depresso è una contraddizione logica rispetto all'investimento in ricerca e sviluppo. E quindi la sicurezza del paziente, le economie di scala di un paese, ma anche le economie di un sistema che produce esso stesso innovazione e quindi tecnologia a disposizione dei pazienti, sono interessi che, essendo legittimi, non possono essere contrapposti l'uno all'altro. Da qui è arrivata la collaborazione. Cioè non si può non stare insieme sullo stesso tavolo. Includendo che chi, anche oltre a questi 3 attori, anche i professionisti, che sono i clinici, che rispondono in primis della qualità della sicurezza delle prestazioni, e i gestori, tra cui gli ingegneri clinici, i risk manager, gli informatici, coloro che gestiscono le tecnologie che sono proposte dall'industria. Questi 2 attori, insieme alle istituzioni, insieme all'industria, devono poter fare un passo di convergenza comune verso l'interesse della collettività, che ha sempre al centro il paziente, cioè chi sta male, chi ha bisogno di un sollievo alla sua sofferenza.